questo momento si discute a livello nazionale di autonomia differenziata. Noi vogliamo affrontare questo argomento dalla parte dei comuni, dei sindaci in particolare. I nostri comuni versano in una situazione disastrosa, la maggior parte hanno difficoltà finanziarie, sono in condizioni di dissesto, non sono in grado di erogare servizi qualificati. E quindi anche per il fatto che la spesa storica, così chiamata ormai, che in base alla quale vengono erogate le risorse allo Stato, penalizza soprattutto i nostri comuni. E allora la preoccupazione dei sindaci qual è? È quella che l'autonomia differenziata porti ulteriori problemi per i loro comuni, per i cittadini, per i territori. Quindi noi vogliamo discuterne oggi. Abbiamo invitato il professor Ettore Iorio, docente dell'Università della Calabria, esperto nella materia, per approfondire l'argomento, per vedere quali sono gli sviluppi che può comportare l'approvazione di una riforma come questa. Lo vogliamo fare in modo sereno, pacato, approfondendo l'argomento e sapendo che l'autonomia differenziata è prevista in Costituzione. E che in Italia già esiste, perché ci sono 5 regioni a statuto speciale. Nel 2001 i cittadini, con il referendum nel mese di ottobre, hanno approvato la riforma del titolo V parte seconda, che prevede proprio l'autonomia differenziata. E allora si tratta di attuare la Costituzione, ma bisogna farlo senza penalizzare il Mezzogiorno. E quindi bisogna garantire risorse adeguate, bisogna garantire il livello essenziale delle prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, bisogna far sì che dall'autonomia differenziata i nostri enti ne escano rafforzati e non indeboliti. Ma questo progetto ovviamente è stato quello che già era stato previsto dal titolo quinto, quindi dal centrosinistra, nell'articolo 116, che aspettava di essere applicata ovviamente non attraverso quella sperequazione che qualcuno vuol sottolineare, ma non creando territori e soprattutto cittadini di serie A o di serie B, attraverso ovviamente quelle che saranno poi i rapporti attraverso le regioni con la conferenza Stato-Regione, ma soprattutto con quella volontà di mettere alla prova quel Sud che secondo noi non ha nulla di meno per dimostrare capacità, qualità amministrativa e soprattutto volontà di restituire ai cittadini i tanti servizi. Parliamo ovviamente anche dei rapporti con i comuni, con le province, con gli enti locali, che diventano il primo presidio al quale il cittadino si rivolge, e quindi rispetto ad un progetto che certamente non spaccherà l'Italia, perché saremo vigili e attenti. Del resto è stato riformato il testo rispetto a come è arrivato, con quella volontà di guardare alle risorse strumentali, umane ed economiche, che diano la possibilità al Sud di mettersi ovviamente alla pari del resto d'Italia. Tendenzialmente, insomma, è scritto sulla carta quell'articolo 116 del comma del quinto, è stato voluto dal centrosinistra, quindi oggi mi sembra una polemica strumentale fine a se stessa. Abbiamo migliorato il testo e certamente, insomma, questo ci darà la possibilità di un confronto diretto anche con chi magari non la vede come noi, ma basta le strumentalizzazioni, basta le speculazioni. Un po' ha sottolineato il Presidente Occhiuto quello che è scritto nel decreto. Il decreto ovviamente scrive che bisogna prima guardare ai LEP, a quelli che sono i parametri, e poi ovviamente proseguire. Le regioni avranno un ruolo fondamentale nell'autonomia differenziata e siamo convinti che con una guida autorevole e soprattutto una guida che conosce bene i meccanismi come quella di Roberto Occhiuto possiamo sicuramente applicarla senza nessuna sperequazione e senza nessuno sconto rispetto a quello che spetta ai cittadini. Voglio ricordare che nel corso di tutti questi anni c'è stata una sperequazione anche nella ripartizione dei fondi, soprattutto in sanità, e quindi forse è la volta buona che questa norma potrà in qualche modo mettere tutti alla pari.